Vabbè, almeno mi è uscito questo, non è uscita con la chiusa, dai. Proviamo la piaga. Vediamo quanto soffriremo, perché soffriremo sicuramente con la piaga. Meno male i migliori di sta modalità, ridendo e scherzando, sono gli M1. Vedi che è storta la mappa, cazzo. Non dovrebbe essere qua. Sì, non dovrebbe essere qua il main, è spostato. A meno che non sono... No, boh, aspetta. Dobbiamo andare verso quello che dovrebbe essere Shark. No, Shark è qua, boh, strano. Non lo so, da solo non lo trovo mai. Ciao, Destroyer, buonanotte, caro. E niente. Hanno già finito un gem comunque, perché era l'ultimo che stavano lavorando. Ehi, vabbè, tre pallet in testa su tre. Questo è bravo a trovare i pallet, comunque sa bene come loopare. Sa almeno dove sono i pallet. Qui non c'è nessun altro, no. Madonna, sta roba che quando rompi comunque un pallet con la piaga, che ti guarda in basso, mi fa tittare. Tutto buio, la nuova modalità, Nick. Mi urla che non si vede il fondo. E niente, già due giorni andati. Quasi tre. E sarà andato per il save, suppongo, quello che sta facendo sto gen. Buono perché puoi muoverti tanto nella mappa col light, però. Il fatto è che mi sa che mi sentono tanto quando sto rushando. E si inizia a traiare pure sulla modalità. Vabbè, ma quello l'abbiamo visto prima, tutti traiare nella modalità. Dove cazzo sono tutti? Ho sentito. Alla fine vedi, quando becchi qualcuno col blight, alla fine lo hitti con l'M1 all'inizio, poi lo segui col potere e vai via. Dura poco di base il chase se non sanno dove andare. Se non sanno dove andare. Help me. Holding W è estremamente forte con questa modalità, vedo. Posso non metterla? Sì, puoi anche non giocarci, tranquillo, Nick. Metto quella della piaga, è abbastanza triste. È molto triste quella piaga. Lui lo fa scappare fuori. I cheat, in che senso? Un altro appendino. Così le H e quindi vinci. Ma che sei di Nick?
quasi. Così faccio una bella tech lì. Questo te lo c'è molto bene la mappa, manca solo un gem. E ne ho due, ne ho tre al second stage. Credo. No. Il 2 al second stage. Mi sembra che tutti già rushano comunque quando gioco killer, ho notato. Ma il rosa c'è, ce l'hai ancora, sì, sì, c'è ancora, c'è ancora. Si vede poco, ma c'è ancora. E più che altro guardi. Si sta un po' scolorendo, ovviamente, ma pian piano si scolorisce. Magari faremo un altro, colorimento. Non volevo rittare lei, volevo rittare il Nicolas, dove essere onesto, anche perché lui era Donuk. Quasi mi beta. Se faceva una bella croce a sinistra. Troppo forte questo killer, grazie Denise. Breve, probabilmente mi parte un gen comunque. Questo è già il 50, per esempio. Sicuramente mi sentono mentre mi avvicino. L'unico problema di forse di da piaga è questo, che ti sentono mentre ti avvicini. Quindi perdi un po' il fattore stealth. Mentre carichi si sente sto tizio che urla come un forsennato. Vabbè, due kill ce le prendiamo intanto. Anche non vedendo nada. Visto che in realtà è ancora in regressione questo. Sì, ma immagino sentire wii tutto al buio. Sentito un follow, adesso ti saluto, signor nuovo follower. Minato, grazie al follow, benvenuto per Serpentelli, spero che ti trovi bene qui con noi. Un po' più close di quanto vorrei, però... C'è di nuovo il notato, sì sì. Epa. Ciao portiere, è Luca, questa gente che come va, per me questa scrivonalità lo possono anche togliere. Sì, non è bello, non mi piace, non è troppo neanche a me. Carina l'idea, ma secondo me l'avrebbero fatto gli altri. Ma se io facessi un killer Freddy, io gli do i punti e non lo faccio, perché non si può. Dove sarà andato il signor Alan? Signor Alan si svegli. Anche meno Nick, grazie. Dove cazzo è andato sto sangue? Qua. Bene, basta seguire il sangue. Ecco come trovi quelli che si vogliono curare. Segui il sangue, prima o poi lo becchi. Cazzo è il fallo, Denise?
perché comunque il sangue è ben visibile. Quindi trovare uno che si sta andando a curare in un angolino è abbastanza facile. Che è completamente scam. GG. E... allora ragazzi, io non so se ne voglio fare un'altra, devo essere onesto con voi. Se volete fare il join, facciamo subito SWF normali. Sono tranquillo con questi due killer che ho provato, con anche gli altri due che ho fatto in off live. Quattro game mi sono abbassati, sono più che sufficienti, sia da una parte che dall'altra. Troppo ripetitivi, monotoni, come dicevo. Si è sgonfiato a me, ancora gonfio viola. Ma da qui posso vederlo, secondo voi, il rosso? Non so se da lontano si vede il rosso della porta. No, non si vedeva. Forse sì, oddio, non l'ho neanche provato. Mi sa che è diventato rosso in questo momento. Comunque sto allontanandomi. No, non si vedeva. Quindi avevo avuto culo anche che ci sono arrivato al momento giusto. Le porte è difficilissima da difendere allora in questa modalità. Ma come è sotto palla? Tra l'altro non so se vedete sopra, ma non ti dice quanto timer rimane. Anche questo è carino in realtà. Anche il non sapere quanto timer rimane è carino. Ti mette più pressione. Ciao, buonanotte. Come funziona la modalità? C'è un video tutorial, l'abbiamo messo, caricato adesso praticamente, se vuoi vederlo. Spiego tutto lì, semplicemente. Va bene, Mary, tranquilla. Quindi non si vedono gli HD, che non si vede carino. A me piace in realtà. Tanto molte cose le puoi capire giocando e basta.